I lavoratori della Comiro Ercole, così come i dipendenti di altre importanti aziende del nord, indicano alla fine del 43 scioperi e proteste per richiedere ciò che da anni una tragica dittatura nazifascista gli aveva privati. Maggiori razioni alimentari, riduzione degli orari di lavoro, libertà e democrazia fuori e dentro i luoghi di lavoro. Tutto questo per i nazisti diventa inaccettabile e decidono di sedare la ribellione con assoluta fedeltà. È la mattina del 10 gennaio del 44, quando le truppe delle SS circondano la nostra azienda, intimano i lavoratori di porre fine allo sciopero e dopo una drammatica e tormentata giornata arrestano i componenti della commissione interna più un altro lavoratore a causa di un gesto malinterpretato. Verranno condotti al carcere di San Vettore e nel marzo del 44 saranno deportati e internati nel campo di concentramento di Mauthausen. Motivo di unione con questa vostra commemorazione, la terza vittima che abbiamo voluto commemorare è Vittorio Arconi, assassinato questa volta per motivi politici, antifascista, fu schedato e arrestato e mandato in confino. Liberato per la fine della sua pena, torna a Gallarate. Viene sorvegliato, arrestato nel 1944 e classificato come deportato per questioni di sicurezza, venne arrestato e morì assassinato ad Arnhem nello stesso anno. Ricordare è doveroso per trasmettere questo ricordo alle generazioni future. Credo sia fondamentale anche ragionare sul fatto che i fascisti siamo stati tutti noi e che solo attraverso la memoria possiamo ora evitare la ripetizione di quegli orrori. Quegli scioperi erano anche, per così dire, politici, perché hanno fortemente, anche concretamente, hanno destabilizzato fortemente il regime. Quegli scioperi erano anche per rivendicare libertà, per rivendicare la fine della dittatura, per rivendicare la fine dell'occupazione nazista di questo paese.